è fare il pagamento anticipato. Noi cosa facciamo? Chiediamo ai pazienti che vogliono iniziare la partita di fare un grosso sforzo. Perché? Per quale motivo? Questa è la risposta. Un paziente che fa un grosso impegno si sta impegnando nella terapia e proseguo della terapia. Se noi invece facessimo un piccolo acconto iniziale, avremo tanti pazienti a cui abbiamo tolto i denti, messi due o tre impianti che girano per l'Italia, che non hanno più una soluzione. È meglio neanche iniziare. Allora è meglio che ci sia uno scoglio iniziale, che poi alla fine è strategico perché ci crea differenziale tra le spese, quindi le uscite, spese, e quello che entra, e quel differenziale, da lì cosa esce fuori? Ricerca, sviluppo e gap rispetto alle altre strutture e quindi sicurezza per i prossimi 20 anni. Perché se uno si cura poi all'estero ha bisogno di cosa? Centri assistenza in Italia. Come li apri i centri assistenza? Come migliori il servizio? È un'azienda che deve essere sana, quella. Per essere sana l'azienda non ha bisogno delle banche, ha bisogno di uno sforzo comune di chi se ne serve di quel servizio. Certo, noi abbiamo un tasso di abbandoni, cioè di persone che interrompono la cura, che è inferiore al 2%, perché abbiamo il pagamento totale anticipato. Se poi c'è una differenza in più o in meno, quella si salda al secondo viaggio, ok? Però se tu questo non lo sai, c'è il rischio. Non è assolutamente. Il loro obiettivo è prendervi quei soldi che avete in contanti, per loro siete un contenitore di soldi. Fanno tutto per avere, non fatevi ingannare dai loro video e sorrisi. Ok, questo è quello che uno può pensare. Sono persone che non sono in genere queste, in grado di prendersi con responsabilità una scelta importante nella vita. Perché se io decido di curarmi e ho capito che quello è il centro trapianti dove farò le terapie, se parto è perché so di potermelo permettere, di poter mettere la terapia a bilancio. Ma se io parto senza poter affrontare la spesa, allora lì mi sto rimettendo in una spirale. Non dovresti partire neanche. Okay. Quello che si è sempre fatto in passato è andare a fare lo split payment, si chiama, il pagamento diviso. Pago quello che faccio, tappo una buca. Il tappo una buca non esiste da noi, non deve esistere in medicina in generale, perché dovrebbe essere in realtà tutto il pagamento totale fatto dallo Stato. E lì entriamo nel tema del libro. Però il fatto che esiste la sanità privata crea il problema economico. Il medico cattivo, non buono, chiamiamolo così, è il medico che non ha una visione globale dell'apparato, ma che dice: ok, ti metto questo cerotto qui, ti estraggo sto dente, ma ti tengo la parodontite, ti metto un impianto qua dove è caduto il dente, ma gli altri tutti stanno marcendo. Poi torna e si crea anche la perimplantite, ci perdi l'impianto che hai messo. E ce ne sono tanti pazienti che devono togliere denti, impianti, scusate, che hanno già messo, hanno iniziato terapie e devono rispendere altri soldi. Se ci fosse stato un altro approccio, ovvero l'approccio globale, si chiama il trattamento integrale, dove io ci metto mano ma devo risolvere tutto, allora, non ci sarebbero tutti quei soldi buttati che ci sono stati. E molti hanno buttato soldi perché non c'è stato l'approccio globale, l'intervento preventivo su tutta la bocca, perché poi i batteri girano dappertutto. Io non posso, che ne so, ho il piede in cancrena, taglio un dito, oppure metto lo smalto sopra le unghie. È così, cioè se il paziente viene, non posso permettermelo, fammi, che ne so, le faccette sui denti che muovono in piorrea, ma c'è chi lo fa, ok? Pur di prendere i soldi, c'è chi lo fa. Noi non lo possiamo fare, per quale motivo? Torniamo di nuovo a boomerang, perché se poi ti cascano i denti dopo un anno, ecco il lavoro fatto dai SOS Turismo Mentale, perché non sono responsabili queste persone, non capiscono in realtà la responsabilità se sono scivolate sul pavimento bagnato, non è che io non ho messo il cartello, è che tu ci sei passato col pavimento bagnato. C'era, non so se, c'era una storia proprio su responsabilità che mi avevano raccontato, che era della Bobbit, chissà ricorda la Bobbit, quella che ha costretto milioni di uomini nel mondo a dormire sulla pancia quando bisticciano con la moglie. Okay.
se no, Zach. C'era stato questo caso in America della signora Bobbitt che aveva bisticciato il marito, la tradiva, era uno stronzo lui obiettivamente, aveva una brutta storia alle spalle. Un bel giorno si sveglia e deprende, mentre dorme l'idea gli viene di tagliarlo, ok, il marito. Va in campagna e lo butta chissà dove, povero poi il poliziotto che è dovuto andare a cercarlo e a ricucirlo. Lui sta a posto, ok, però... che lui fosse cattivo, che lui non fosse un bravo marito, eccetera, questa non può essere la scusa per fare un qualcosa di questo genere. Ok. Le persone, soprattutto poi, quando si tratta di malattia, fanno come i bambini, faranno di tutto per non essere responsabili, per non sentirsi responsabili di fronte alla malattia, anche persino in stadio terminale. Diranno, ma ho avuto il tumore ai polmoni perché sono sfortunato. No, è che fumavi 20 anni. Se sei responsabile, non vai a denunciare il medico che non te l'ha diagnosticato gli ultimi 2 mesi. Ma dici, ma perché ho fumato per 20 anni? Nel mondo delle assicurazioni oggi c'è la denuncia facile, c'è il non voler essere responsabili di quello che ci succede, di quello che otteniamo. È sempre colpa degli altri, non è mai colpa nostra. Se si rompono i denti non è colpa nostra, ok? Se non potrò finire le terapie non è per colpa mia. È colpa tua che hai preso una scelta che non dovevi prendere. Se per esempio vieni all'estero per mettere 2 impianti dentali, c'è stato in passato, altri esempi, pazienti che devono fare piccoli trattamenti, vengono bloccati perché spendono di volo e alloggio di più. Se uno deve... non conviene, però c'è chi non lo può, non lo capisce, magari non si vede i miei video, non gli spieghiamo le cose, perché magari passa i filtri, no? Arriva per vie traverse. In genere questi sono solitamente parenti di amici, di pazienti o familiari di pazienti. Perché se voi ci avete da fare il trapianto di reni, non è detto che tutti i vostri amici devono fare il trapianto di reni. Anzi, quasi mai. I casi come i vostri sono mosche bianche. Molti sono più quelli con la parodontite, con parte dei denti. Molti di più nella popolazione sono quelli che hanno 1 o 2 impianti. Okay, quindi la riabilitativa estrema della bocca è una parte di nicchia molto piccola. È un centro che fa come noi solo questo, sono pochi centri nel mondo. Tutti gli altri sono centri che fanno fetta più grande dei malati. Sono casi più intermedi o casi iniziali. Per esempio, altre cliniche, non so, pulizia a 19 euro, avete mai sentito? Pulizia dei denti a 60 euro, che vi fanno le offerte? Saranno quelli centri specializzati in... Mi hanno insegnato, io vado a pesca, metto il pesce piccolo, ok? Se vai a prendere la balena non ti serve la rete, è diverso. Quindi l'esca che tu metti, quelli sono i pazienti che entrano in quegli studi. Avranno tutto l'apparato di clinica, dottori, parco macchine, che è tarato, calibrato per quel genere di terapie. E in odontoiatria le terapie sono varie, sono diverse. Ci sono centri, vi dicevo, specializzati nell'igiene, nello sbiancamento, nell'ortodonzia, nella implantologia, ma anche l'implantologia è troppo generico. 1, 2 o riabilitativa completa o maxillofaciale, come noi. Noi facciamo maxillofaciale, siamo una spanna più avanti, dove qua si fermano loro e iniziamo noi. C'è il rischio che arrivi che c'hai il raffreddore in un centro trapianti. Ok, lasci recensione negativa perché ho speso di più in volo e alloggio. Allora, sei tu che non avevi capito che quello era un centro trapianti e sei andato fino, che ne so, a Berlino per curare un raffreddore.